Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Io sono la Fra, siamo all'11° episodio e oggi affronteremo Sniper Wolf. Quindi ci sarà la bellissima boss fight contro di lei, molto suggestiva all'interno di questa ambientazione fantastica. Dopodiché ci sarà il discorso, il suo monologo finale, fatto con le ultime forze mentre starà per morire, in cui si rivolgerà a Solid e racconterà la sua tragicissima storia. Farà anche dei riferimenti a Big Boss, quindi sarà un dialogo davvero importante. Ora, noi ovviamente utilizzeremo il fucile di precisione, quindi la affronteremo in uno scontro fra cecchini. Avremmo avuto la possibilità anche di utilizzare il Nikita, che è il metodo, diciamo, più sicuro, per non dire il metodo un pochino più codardo di affrontarla, ecco. Allora, ci prepariamo, mettiamo le nostre razioni e io direi che possiamo andare. Ovviamente ci sarà prima tutto il dialogo con Otacon, di cui approfondiremo l'aspetto un pochino durante la boss fight, se riusciremo a parlare. Snake, stai bene? Otacon, ci sono altre mimetiche ottiche in giro? No, ne avevo solo cinque. Allora questo non ha una mimetica ottica. Ma di chi stai parlando? Qualcuno mi sta sparando addosso, perfino in mezzo a questa tormenta. È lei! Wolf, Sniper Wolf! Sì, è lei, è sicuramente lei! Otacon, sembra quasi che tu sia contento. No, non lo sono. E allora che hai? Snake, per piacere, non ucciderla! Ma sei matto? Ti supplico, lei è buona! Se avessi parlato con lei, lo sapresti anche tu! Stammi a sentire, ragazzo. Quella è una spietata assassina. Ti vedo perfettamente da qui. Te l'avevo detto. Non avrei mai rinunciato alla caccia. Ora sei mio. Wolf, no, non puoi farlo! Non metterti fra un lupo e la sua preda. Sei piuttosto in gamba se riesci a colpirmi in questa tormenta. Visto? Le donne sono per natura soldati migliori. Wolf, non farlo! Snake, ormai ci sono. Non senti che mi sto avvicinando? È un errore per un tiratore scelto rivelare la propria posizione. Oh, sul serio? Allora, mio caro, ti manderò una lettera d'amore. E sai di che si tratta? Di un proiettile, dritto dal mio fucile al tuo cuore. Per favore! Wolf! Snake! No! Zitto! Non immischiarti. Ora pagherai per Meryl. Voi uomini siete così deboli. Non riuscite mai a finire ciò che iniziate. Ok, allora, la boss fight è iniziata. Questa era Sniper Wolf. Abbiamo visto subito che ha una personalità, l'avevamo già visto, una personalità molto, molto particolare. Adesso abbiamo visto addirittura il suo odio nei confronti del genere maschile. Di questa cosa, se avremo tempo, parleremo. Ora, per prima cosa ci nascondiamo qua, che è una delle postazioni migliori per affrontarla perché dovremmo riuscire a colpirla e lei non dovrebbe colpire noi. Per localizzarla usiamo il visore termico perché lei è perfettamente mimetizzata nell'ambiente che la circonda. Ok, eccola lì. Rimettiamo. Quindi si è vestita di bianco appositamente per poter essere mimetizzata e difficile da scorgere. Questa cosa ci ricorda inevitabilmente la boss fight contro The Boss, che anche lei è completamente vestita di bianco in Snake Eater e si mimetizza perfettamente all'interno del campo di fiori. Devo dire che la boss fight con The Boss. Ok, un po' più in qua. La boss fight contro The Boss in Snake Eater citerà davvero tanto questa boss fight per diversi motivi che andremo ad approfondire poi quando porteremo il titolo, eccola lì. Ok, per adesso invece ci concentreremo sul suo personaggio. Abbiamo visto già un pochino il rapporto che lei ha con Otacon, quindi il fatto, o meglio, il rapporto che Otacon ha con lei, perché Otacon dirà espressamente di essere innamorato di lei. Ok, Solid lo definisce un complesso di Stoccolma, ma in realtà diciamo che Otacon ha scorto la parte buona di Sniper Wolf, quindi. Ok, qui indietro. Quindi diciamo si è affezionato inizialmente a lei perché lei gli aveva permesso, aveva impedito lo sterminio dei cani che abitavano qui a Shadow Moses.
e gli aveva permesso di continuare a dare da mangiare ai cani perché era Otacon ad occuparsene. Quindi effettivamente, se ci pensate, il personaggio di Sniper Wolf si chiama Sniper Wolf, ma in teoria non ha nessun legame con l'animale lupo. Il suo legame con i lupi deriva dal fatto appunto che li ha trovati qui a Shadow Moses durante l'operazione terroristica, ma in realtà lei si fa chiamare Sniper Wolf, quindi è chiamata Sniper Wolf perché la parola curdo, quindi la sua nazionalità, nella sua lingua suona esattamente come la parola lupo. Quindi diciamo che in teoria lei sarebbe cecchino curdo, tradotto male, ecco, quindi Sniper Wolf da qua. Ok, adesso quando noi la sconfiggeremo partirà la cutscene che tutti conoscerete sicuramente, una delle cutscene più belle di tutta la Metal Gear Saga. E sarà davvero interessante l'approfondimento che avrà questo personaggio, perché sarà caratterizzato più che altro, come abbiamo già visto, da un odio nei confronti dei maschi, quindi lei è molto orgogliosa di essere donna, dice che appunto i migliori cecchini, i migliori tiratori sono donne. Io avrei qualcosa da ridire in merito a questo, comunque. Ok, e inoltre vedremo che ha sviluppato decisamente in modo comprensibile, visto il suo background, un odio verso il genere umano. Quindi lei è diventata cecchino per potersi vendicare di tutto quello che ha subito durante la sua giovinezza e durante la sua guerra. Considererà nella sua vita eroi, quindi persone che l'hanno in un certo senso aiutata, Big Boss che la salvò quando era piccola, la portò via dal campo di battaglia, e poi Solid Snake che anche lui, diciamo in un certo senso uccidendola, la porterà appunto lontana dalla battaglia. Ok, ci siamo quasi. Eccola lì. Stiamo facendo lo scontro senza Diazepam perché l'avevo finito, quindi è un pochino più difficile. Quasi. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Va bene, adesso andando verso di lei partirà automaticamente la cutscene. E poi ne discuteremo un po'. Io aspettavo da tempo questo momento. Sono un cecchino. Aspettare fa parte del lavoro. Tutti i muscoli immobili, la concentrazione. Mi ha beccato al polmone. Non puoi salvarmi. Ti prego, finiscimi. Sono curda. Ho sempre sognato un posto pacifico come questo. Curda. Ecco perché sei chiamata Wolf. Sono nata su un campo di battaglia. E lì sono cresciuta. Proiettili, sirene e urla sono stati la mia ninna e nanna, cacciati come cani, giorno dopo giorno, messi in fuga dai nostri miseri ripari. Questa era la mia vita. Ogni mattina mi svegliavo e scoprivo che qualcun altro della mia famiglia o dei miei amici era morto. Io alzavo lo sguardo al sole e pregavo. Pregavo di restare viva per un altro giorno. I governi del mondo hanno chiuso gli occhi di fronte alla nostra tragedia. Poi è arrivato lui, il mio eroe, Saladino, che mi ha portato via da quell'orrore.
Saladino, vuoi dire Big Boss? Sono diventato un cecchino. Nascosto, osservavo tutto attraverso il mio mirino. Ora potevo vedere la guerra, non da dentro, ma da fuori, da osservatrice. Guardavo la brutalità e la stupidità della razza umana dal mirino del mio fucile. Mi sono unita a questo gruppo di rivoluzionari per avere la mia vendetta sul mondo. Ma ho tradito me stessa e il mio popolo. Non sono più Wolf, il lupo che volevo essere. Nel nome della vendetta ho venduto il mio corpo e la mia anima. Ora non sono nient'altro che un cane. I lupi sono animali nobili. Non sono come i cani. Nella lingua Yupik, la parola lupo è Keglunek e gli aleuti li rispettano come onorevoli cugini. I mercenari come noi sono chiamati cani da guerra. È vero, siamo tutti in vendita per un prezzo o per un altro. Ma tu sei diversa, indomita, solitaria. Tu non sei un cane, tu sei un lupo. Chi sei tu? Sei Saladino. Wolf, hai risparmiato la vita di Meryl. Lei non era il mio bersaglio. Io non uccido per divertimento. Riposa in pace. Morirai da lupo orgoglioso. Quale sei? Finalmente ho capito. Non aspettavo per uccidere la gente. Aspettavo che qualcuno uccidesse me. Un uomo come te. Tu sei un eroe. Per favore, liberami. Perché? Perché? Io ti amo. Che cosa vuoi? Il mio fucile. Dammelo. È una parte di me. Snake, hai detto che l'amore poteva sbocciare in battaglia, ma io non sono riuscito a proteggerla. E cosa stai facendo? Lo restituisco alla sua proprietaria, non mi serve un fazzoletto. Perché? Perché io non ho più lacrime da versare. Io vado alla base sotterranea, non abbiamo più tempo. Lo so. Ora dovrai proteggere te stesso, non fidarti di nessuno. Sì. Se non riuscissi a fermare il Metal Gear, probabilmente questo posto verrebbe bombardato. Lo immaginavo. Potremmo non vederci mai più. Sarò sempre al mio codec. Voglio esserti ancora d'aiuto. Puoi andartene quando vuoi. Ricominci. Ricomincia la tua nuova vita. Snake! Perché cosa combatteva lei? Perché cosa combatto io?
Tu per cosa combatti, tu? Se ce la faremo, te lo dirò! Ok. Cercherò di capirlo per conto mio! Allora, al di là dell'ok finale di Otacon, che secondo me ha rovinato l'atmosfera di tutta la scena, possiamo parlare un pochino del background di Sniper Wolf. Eccola qui, lei adesso è qui, ancora il suo corpo è rimasto qua privo di vita. E volevo parlare un po' insieme a voi del suo rapporto con Big Boss. Lei è una delle tantissime persone che nella saga rimarranno per sempre legate alla figura di Big Boss e a quello che lui ha fatto per loro. Quindi è una dei bambini, perché lei era davvero piccola quando è stata salvata da Big Boss. Mi sembra che qui in Metal Gear Solid 1, quando muore, lei dovrebbe avere insomma non più di 25 anni. Quindi molto giovane è stata salvata da Big Boss, quindi lì sarà per tutta la vita. Diciamo grato per quello che lui ha fatto per lei. Ora, secondo me Sniper Wolf era una di quelle figure che assolutamente doveva trovarsi in Metal Gear Solid The Phantom Pain. Nonostante in The Phantom Pain Big Boss effettivamente non ci sia e ci sia Venom, avrei preferito vederla interagire con Venom piuttosto che non vederla affatto, perché secondo me in questo discorso che ha fatto finale c'è tantissimo che in The Phantom Pain avrebbe trovato grande spazio. Per esempio, lei ha parlato sia lei che Solid hanno parlato del concetto cane lupo come soldato onorevole contro mercenario, e questa è una tematica che in The Phantom Pain è molto molto presente. Infatti i Diamond Dogs si fanno chiamare così perché sono cani da guerra, come ha detto Solid poco fa. Inoltre le terre in cui Venom agiva, quindi l'Afghanistan, sono comunque geograficamente più vicini rispetto a dove presumibilmente Big Boss si trovava in quegli anni. Inoltre, per l'età ci può stare, comunque 1984 come anno in cui lei è stata salvata, perché qui siamo nel 2005, quindi sono passati 20 anni giusti. Quindi secondo me poteva davvero trovare un ottimo spazio. E poi comunque un altro dettaglio che è presente nel discorso che lei fa è il concetto della vendetta. Lei dice di aver agito per vendetta e essersi pentita perché in quel modo ha perso l'onore che era legato al suo essere un soldato. E questa cosa, cioè, ci sta davvero tanto in The Phantom Pain. Sono davvero dei temi che verranno ripresi probabilmente anche dal suo personaggio per la costruzione di Metal Gear Solid V. Quindi sarebbe stata davvero, non dico magari che doveva esserci, ma almeno esserci proprio un collegamento con i personaggi e il ritrovamento di Sniper Wolf da parte di Big Boss. Intanto recuperiamo tutti questi oggetti prima di proseguire, che così ci fulliamo per bene. Dopodiché ci saluteremo quando ci sarà il cambio del disco. Sentite i lupi che continuano a ululare, bellissimo questa. È impossibile non pensare a quando si farà ritorno qui in Metal Gear Solid 4, davvero. Un momento emozionante, anche per me che ho giocato comunque la saga tutta recentemente, è stato davvero davvero bello. Perfetto. Ok, ci siamo. Allora io direi che ci possiamo iniziare a salutare, perché qui, dopo aver superato queste telecamere, scenderemo la scala e il gioco ci chiederà di inserire il secondo disco. Quindi io vi saluto, spero come al solito che l'episodio vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo con il secondo disco. Ciao a tutti e alla prossima!